FVG Tech Podcast, la versione audio del programma TV. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. FVG Tech, un programma di Gabriele Gobbo. Caro saluto ai telespettatori di FVG Tech. Oggi vogliamo parlarvi di automobili. Cercheremo di affrontare il tema della tecnologia nelle automobili e nelle evoluzioni ed è per questo che abbiamo voluto chiamare qui con noi in collegamento internet Giampiero Zenati. Buonasera, un saluto a tutti. Ciao e benvenuto. Allora, noi ti abbiamo chiamato perché tu sei il founder, sei l'ideatore, come si può dire, sei il responsabile di una startup, se posso chiamarla così, sì. Comunque di un progetto, di un'idea che si chiama Zenati Automobili, dico bene? Certo, benissimo. Dicevamo, Zenati Automobili è una startup, è un progetto che tu hai in testa che non è ancora, diciamo così, nel pieno della sua produzione. Esattamente, di cosa ti occupi tu in questo progetto, perché l'hai fatto nascere o cosa farà, come si svilupperà questa idea? Allora, io sono da sempre un appassionato di automobili, appassionato di elettronica e soprattutto di disegno. Quindi non mi è stato possibile studiare disegno industriale, quindi transportation design, e da autodidatta ho portato avanti questo sogno di poter disegnare e costruire mie macchine. Un po' come si faceva da bambini, che sui fogli di carta disegnavamo macchine sportive con le matite, con i pennarelli. Tu stai lavorando affinché il tuo sogno da bambino, da ragazzino, diventi realtà, se non ho capito male. Sì, hai centrato quello che è il progetto. Allora, io ti ho voluto qui in trasmissione perché assieme vorrei affrontare il tema dell'automobile in generale, poi però due paroline sulle supercar, passami il termine, che usciranno dalla tua testa e finiranno sulle strade del mondo, lo facciamo perché è doveroso, no? E lo spero. Vorrei un po' capire con te, ma dove sta andando il mercato dell'auto? Perché abbiamo da un lato un'ipertecnologia all'interno dell'auto, da un lato abbiamo una ricerca spasmodica per trovare un modo per farle andare avanti, per farli fare chilometri a queste autovetture, no? Io vorrei sapere da te, che ti occupi proprio di automobili con un occhio alla vera evoluzione, come saranno i prossimi anni delle nostre utilitarie, delle nostre macchine normali? Staremo tutti coi pannelli solari sul tetto? Ancora no, penso di no. Penso che nell'immediato, quindi entro un decennio, ci sarà la vendita sempre maggiore di auto ibride e successivamente, quando le tecnologie diventeranno più importanti, si passerà totalmente all'elettrico, perché anche in questo momento gli accumulatori non permettono di consentire all'utente di fare tanti chilometri come avviene con un'auto a combustione. Quindi diciamo che la strada è tracciata verso l'elettrico, è quella che arriverà prima. Ovviamente si parla di decenni, non è certo una rivoluzione che si farà in 4 giorni. Le strade che stanno provando, ovviamente tutti ci provano con altre tipologie, idrogeno, oppure addirittura migliorare il combustibile affinché inquini meno, ma poi capiremo che non è lì il problema, no? E ci spiega un po' questa cosa dell'ibrido. Secondo te è un passaggio proprio per arrivare all'elettrico totale o rimarrà un po' anche a combustione? Perché per ora dovremmo fare una macchina di 200 metri per avere batterie a sufficienza per mandarla avanti per 500 km. E soprattutto il peso, le batterie pesano tantissimo ed è uno degli handicap. Che hanno più pesano le batterie, più ne devo avere per portare avanti le batterie che ho nel corpo. Precisamente è quello. Quindi, nella tua testa cosa c'è invece per le tue auto? Che soluzione ti sei dato nel medio-lungo periodo per le auto del futuro che davvero oggi non ci sono, ma tu ce le farai vedere tra qualche anno? Per il momento, come dicevo prima, punteremo quasi tutta la produzione sull'ibrido. E quindi un mix di motore termico e motori elettrici per avere un abbassamento delle emissioni. E anche le prestazioni gioveranno dell'aggiunta dei motori elettrici, perché
danno un grosso contributo alla potenza, alle prestazioni in generale. Sì, mi dicevi prima in effetti che con un motore, cioè l'elettricità, il motore elettrico arriva a un utilizzo dell'energia prodotta di oltre il 90%. Sappiamo che il motore a combustione veramente produce tantissima energia, ma molta va sprecata in giro, no? Per il motore, per l'auto. Io non ho mai smontato motorino da piccolo, quindi parlo un po' come mangio la pasta asciutta a pranzo, mi perdonerai. E sì, sì, quindi un po' forse l'elettrico non è tanto per quanto inquina il tubo di scappamento, ma la strada tracciata è per l'ottimizzazione e il potenziamento delle performance e il consumo, cioè il buttar via meno energia prodotta forse. Sì, il full electric permette di appunto avere una grossa efficienza, però ha il lato negativo di con le attuali batterie ovviamente di avere poca autonomia e quindi l'utente comune ne gioverebbe poco. Altro handicap è dato dalle colonnine di ricarica, che praticamente è una rete quasi inesistente. Va bene adesso perché c'è qualche macchina elettrica in giro, ma nel momento in cui saranno milioni diventerà un serio problema, e anche l'approvvigionamento di elettricità su quelle colonnine diventerà un problema. Quindi costruiremo forse addirittura nuove centrali elettriche per poter far andare avanti queste auto, ma se non altro tutta l'energia che sarà prodotta dalle centrali elettriche immagazzinate in un'auto e poi mandata sulle ruote avrà un'efficienza maggiore senza perdite, quindi forse anche qui sta un po' la parte ecologica. Ma insisto proprio sulle performance, perché dover spingere un'auto pesa molto, è meglio utilizzare meno scarti di energia possibili. Secondo te in quanto si potrà fare questo salto così a spanne? Ripeto, dipende dallo sviluppo che avranno gli accumulatori nei prossimi anni. Attualmente si basano su batterie agli ioni di litio, che hanno raggiunto uno sviluppo massimo di capacità. Quindi si dovrà passare alla prossima generazione di batterie per valutare opportunamente quello che sarà veramente il full electric del futuro. Invece adesso, per quanto riguarda la tecnologia più spicciola, cioè non questa complicata del motore e del come farle andare avanti le auto, secondo te il mercato automotive su cosa vivrà nei prossimi anni? Forse un miglioramento degli interni? Ma il design farà sempre la sua parte. È inutile nasconderlo, una macchina si compra perché è bella, o almeno buona parte dei motivi sono legati a quello. In secondo luogo vengono le prestazioni, il comfort e quant'altro. Quale sarà la tecnologia dei prossimi anni, oltre al motore, che verrà introdotta all'interno delle auto? Noi siamo un programma di tecnologia, io mi immagino della guida autonoma farò una puntata apposta, perché servono 20 ore per spiegarla, perché magari, sì, magari se tu mi vuoi dire se arriverà, sì, o meno, sì, ben venga. E poi cosa, sì, ci metteranno dentro nelle nostre macchine? Il GPS che ci dice in tutte le auto dove sono i nostri amici, che ne so, sparo, stupidaggini. C'è già. Dove va il, come si può chiamare, l'allestimento tecnologico delle auto? Secondo te dove stiamo andando? Nell'automazione o nel comfort? Cioè, aiutami. Una via di mezzo. Il prossimo step sarà senz'altro con l'avvento del 5G. La connessione sarà il motivo principale. Tutti baseranno le loro strutture, i loro servizi sulla connessione. Sarà il più grande apporto tecnologico a breve, in questi periodi. Quindi saremo perseguitati dalla connessione dai social network anche sulle anche auto. Ma questa iperconnessione potrà aiutare ad esempio la sicurezza, secondo te? Sì, esatto, con i nuovi sistemi di sicurezza e le connessioni che permettono lo scambio dei dati tra veicoli e tra centrali fisse,
È praticamente il primo gradino verso la guida autonoma. Quindi, piuttosto che mettere 50 sensori che vedono c'è una macchina davanti, tanto vale essere iperconnessi, io so già dov'è l'altra senza neanche vederla, perché il suo GPS mi dirà che a 100 metri c'è un'auto. I sensori servono per tutti gli altri oggetti che ci saranno lungo il percorso, che non hanno un sensore con loro che indica la loro posizione. Quindi se un cagnolino attraverserà la strada, i sensori montati sul frontale della macchina rileveranno il cagnolino e la macchina reagirà. Tu, per una tua Zenati, invece cosa pensi di... qual è il tuo sogno di allestimento interno, ad esempio? Cosa vorresti ci fosse all'interno di una tua auto? Stiamo puntando molto sull'intelligenza artificiale. Spiega, perché mi interessa molto. A servizio del pilota, e quindi l'integrazione tra il mondo esterno e l'interno dell'abitacolo, con tutti i suoi occupanti, che siano due, siano quattro, siano cinque. Vorremmo creare un'interazione continua fino a misurare anche le condizioni fisiche del pilota e degli occupanti. Quindi è una tecnologia molto più sviluppata di quello che c'è adesso. Io, per esempio, so alcune autovetture hanno il sensore con la telecamerina che vedono se uno sta dormendo o no. Sull'occhio tu vuoi andare molto oltre. Abbiamo avuto un ospite che ci ha parlato di bot e di intelligenza artificiale qualche puntata fa, come immagino tu sappia. E poi invece su quanto riguarda le tempistiche per le tue autovetture, poi ci spieghi proprio di che autovetture si parla, come la vedi? Allora, stiamo sviluppando una hypercar, quindi il segmento più lussuoso delle supercar, quello che avrà maggiore tecnologia, maggiore apporto tecnologico, altissime prestazioni. Una figata, dai, una figata. So che non puoi dire niente, mi dispiace. Non posso. Vorrei avvisare i miei amici telespettatori che non è che ci fa un dispetto, proprio ci sono dei progetti, dei segreti industriali che non può dire, ma cioè gli piacerebbe dirlo. Comunque, la tipologia di auto sarà assolutamente ipertecnologica, sarà per un mercato, passami il termine, del lusso, ma va da sé, se io voglio la macchina del futuro, purtroppo non posso avere una macchina da 1000 euro con la rottamazione. Qui parliamo di delle astronavi sulle ruote, ma secondo me nella tua testa c'è anche la macchina volante lì dentro. Non so, quello non so, è prodotto particolare. Ascolta, dici un po'. Allora, praticamente tu hai avuto questa idea. Noi possiamo trovare delle informazioni? È uscito qualcosa sui giornali, mi pare. Qualcuno può vedere uno schizzo di un'auto o qualcosa? O ancora è tutto assolutamente segreto? Stiamo ancora... Adesso stiamo preparando il sito web, quindi qualche informazione si troverà lì. Per vedere il modello definitivo, insomma, un po' questo. No, certo, ma guarda, mi dispiace molto, ma ci ripromettiamo di risentirci quando potrai parlare del tuo progetto, sarà un po' più pubblico. Capisco la delicatezza del momento, perché io ho avuto l'occasione di vedere anche un paio di schizzi, un paio di grafici sulle auto. Ragazzi, io se fossi un bambino sarebbe una delle forme che vorrei avere sotto il sedere. E che dire, io purtroppo il futuro sarà molto distante. Vorrei chiudere con una battuta su questa problematica delle motorizzazioni normali. Si fa tanto parlare di diesel da eliminare, tanti stati stanno eliminando il diesel. Adesso salta fuori che si può produrre del diesel che inquina di meno. Allo stesso tempo ci dicono produrre energia elettrica inquina come utilizzare una macchina normale. Cosa dobbiamo fare noi poveri utenti della strada? Ci tocca guidare le auto che abbiamo. No, a parte gli scherzi. Il discorso è che l'energia elettrica è ancora basata per la maggior parte sui combustibili fossili. Le rinnovabili sono ancora ad un livello basso. E quindi va da sé che la produzione di energia utilizzata sulla vettura inquina
è inquinante. Produrre l'auto inquina, utilizzarla sì. Inquina, probabilmente la giusta combo, come mi dicevi tu prima, è energie rinnovabili più auto elettriche. Okay, questa è l'unica strada. Sì, se vogliamo ridurre le emissioni, sì. Anche perché possiamo andare in bicicletta, possiamo andare a piedi, possiamo andare con i mezzi pubblici, ma secondo me difficilmente il numero di auto nel mondo diminuirà. Ce ne saranno di più belle però tra qualche anno. Spero di sì. Allora, questa era un po' la visione, la chiacchiera che abbiamo voluto fare con Giampiero Zenati. Ci ripromettiamo di averti qui di nuovo, o magari veniamo noi a trovarti per guidare una delle tue auto. Grazie mille. Grazie a voi. Allora, è stato con noi Giampiero Zenati, abbiamo parlato del futuro dell'auto con chi da bambino aveva un sogno, cioè produrre auto, e lo sta portando avanti, quindi grazie Giampiero. Grazie a voi. Ti vorrò riavere qui in trasmissione quando il progetto è un po' più avanzato, anzi verremo noi a vedere questi gioiellini. Io vi do appuntamento sui social network, YouTube, Facebook, Vimeo, Pinterest, chi più ne ha più ne metta. Ci trovate su Spotify solo audio, Apple, iTunes. Le puntate le potete rivedere praticamente ovunque. Io sono Gabriele Gobbo, con me è stato Giampiero Zenati. Ancora una volta grazie. Grazie a voi ancora. Vi aspettiamo su fvgtech.it. Alla prossima puntata, grazie a tutti. FVG Tech, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Guarda il programma on demand su web, YouTube, Facebook, Vimeo e tutti i social network. www.fvgtech.it